Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Anche oggi abbiamo qui il nostro fedelissimo computer per guardare insieme il nuovo trailer di Red. E vai! Che cos'è Red? Arex Red. Ah, il nuovo film Pixar. Esatto, è il nuovo film Pixar in uscita a marzo. Oh dai, vediamolo. Avviamolo subito, non vedo l'ora. Ecco lei, ragazzi! Ok, lei è la protagonista, giusto? Giusto, e se non ricordo male dovrebbe chiamarsi Meili o qualcosa di simile. Sì, infatti, comunque è una faccia simpatica. Concordo, andiamo avanti. Sembra una tipetta bella vivace. Ferma qui! Qui? No, torna indietro. Qui? No, più avanti! Oh, e che cavolo! Aspetta, mi serve l'immagine dove si vede la valigetta. Dove si vede la sottiletta? La valigetta! Ah, ok, ho capito, aspetta. Dici questa? Va bene anche questa. Allora, sulla valigetta di Meli, insomma, della protagonista, possiamo vedere degli stickers molto interessanti. E da questi stickers che possiamo capire molto del carattere della protagonista, non è vero? Esatto, da questo stickers ad esempio capiamo che ama la matematica. Beata lei. Poi ama leggere, vuole salvare le balene, ama gli unicorni, la pace, i gatti, gli anelli e odia i rifiuti. Quindi si può dedurre che abbia una mentalità ambientalista. Abietti cosa? Niente, lascia stare. Procediamo. Ecco, infatti è un personaggio che si batte per il bene del pianeta. Wow, mi piace questa tipa. Oddio, che succede? Ferma un attimo qui. Oh mamma, cosa sono quei gatti? Credo che siano dei panda rossi, Arex. Tu dici? Eh sì, stando al primo trailer, la protagonista dovrebbe essere in grado di trasformarsi in un panda rosso. Un enorme panda rosso, aggiungerei. Infatti. Da quello che si vede in quel trailer, lei dovrebbe trasformarsi tutte le volte che ha un attacco di panico. Sì, o qualcosa di simile. Comunque credo che in questa scena riveleranno le origini del suo potere. Chi lo sa, dai, andiamo avanti. Ok, qui vediamo un tempio, la mamma che prepara una simpaticissima colazione. Che carina! Ed eccola qui! Quanto è coccolosa! Vero? Anche io la adoro! Ragazzi, mi piace un sacco come hanno fatto i peli. Sembra davvero un enorme peluche. Vero? Mi viene voglia di abbracciarla! Ok, lei non sembra esserne molto contenta. Ah, ma quindi i genitori lo sapevano che si sarebbe trasformata in un panda rosso? Sembra proprio di sì! Lei super sconvolta, ovviamente. Poverina! Abbiamo di nuovo lo stesso tempio di prima. Ferma un attimo, Arex! Ferma! Che c'è, bastatore? Ok, è tutto chiaro. Qui dicono che lei riesce a trasformarsi per via di un gene di famiglia. Ah, interessante! Però avrei voluto scoprirlo nel film. Ma no, dai, ci sta che lo mettano nel trailer. Comunque guarda com'è coccolosa. Vero, poverina, non riesce nemmeno a stare sdraiata sul suo letto. Infatti, è minuscolo in confronto a lei. Ecco appunto. Ma no, ma si è rotto il letto. Oh, che carine le sue amiche. Vero, loro la accettano così com'è. Ok, quindi quando si calma lei torna normale. Quindi l'abbraccio delle sue amiche l'hanno fatta rilassare. Sembrerebbe di sì. Andiamo avanti. Qui si sta pettinando il pelo. E qui è tornata di nuovo normale. Tra l'altro il letto è rimasto rotto. Ok, momento. La madre ha appena rivelato che lei si trasformerà in un panda tutte le volte che proverà un'emozione forte. Ah, quindi non si trasforma con gli attacchi di panico. Infatti, dal primo trailer sembrava che lei si trasformasse con gli attacchi di panico o con l'ansia. E invece no, si trasforma tutte le volte che prova un'emozione forte. A quanto pare sì. Interessante, procediamo. In che senso? Vuole farsi tirare un pugno? Sì, sicuramente vuole vedere se il dolore riesce a trasformarla in un panda. Vediamo un po'. Ma cosa? Ma l'ha stesa! No ragazzi, cioè prendiamoci un secondo per ammirare la sua faccia soddisfatta. È meravigliosa! Già lo amo questo personaggio. Lei invece sembra preoccupata. A lei invece non gliene importa niente. Andiamo avanti. Come vedete non riesce proprio a controllarlo. Oh guarda bastatore, sta scorreggiando. Ma non sta scorreggiando, Arex. Sta semplicemente spuntando la coda. Ah ok, sembrava stesse scorreggiando. Qui la vediamo nascondersi in bagno. Ok ragazzi, lo ammetto, anch'io farei una faccia del genere se mi dovessi ritrovare davanti a un panda gigante. Io invece lo spupazzerei. La sua faccia è stupenda. No vabbè. Vabbè dai, a un certo punto allora diventa popolare. Però ci sono troppi spoiler in questo trailer. Sì infatti, comunque questa sembra una festa, vero? Sì, chissà cosa si festeggia. Ah no aspetta, zoom. Ok ragazzi, qui c'è scritto buon compleanno. Quindi dovrebbe essere il compleanno di qualcuno. Magari è il suo. Chi lo sa? Ok, qui la stanno prendendo in giro, bimbi spietati. Odio le prepotenze. Oh cavolo, lei si sta arrabbiando. Sì, trasformati e spacca gli denti. No, uffa, è finito. Oh mamma, spero non succeda niente di male.
male a quel bambino? Beh, se lo meriterebbe, magari impara una bella lezione. No, pastore, non bisogna mai usare la violenza. Hai ragione, però i bulli non li sopporto proprio. Me li mangerei tutti in un boccone. Comunque questo trailer è proprio bello. Sì, è vero, anche a me è piaciuto. Non vedo l'ora che esca il film. Sì, anch'io. Ma comunque sono sicuro che mi piacerà. È vero, la Pixar fa sempre film stupendi. È vero, i film Pixar mi fanno sempre emozionare. È vero, è per questo che piangi come un bambino. Ehi, non è vero che piango. Certo che piangi. Quando abbiamo visto Luca, stavi quasi per allagare la casa con le tue lacrime. Ma non dire queste cose, Arex. Beh, è vero. Comunque, voi cosa ne pensate, ragazzi? Lo avevate già visto il trailer di Red? Se sì, fateci sapere cosa ne pensate. Ma soprattutto, fateci sapere cosa ne pensate di questo video. Sì, la prossima Riescon quale sarà, Vastatore? Cosa? Quale sarà la prossima Riescon? Riesco? Cioè, di che cosa stai parlando? La prossima Riescon, come quella che abbiamo fatto oggi. Ah, Reaction. Quella. La prossima volta che uscirà un trailer interessante la faremo. Vai. Ovviamente, se volete la Riescon anche ad altri trailer, fatecelo sapere, ok? Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!